Ciao a tutti, allora oggi vi parlo dei prodotti della Essence della linea My Skin e ammetto che trovare questi prodotti è stata un'esperienza traumatica perché sono praticamente introvabili, tipo all'OVS non li vendono, ho girato non so quanto OVS e non li ho mai trovati, quindi penso che in realtà gli OVS non li trattino proprio. E solo alla coin ci sono, però ci sono è una parola grossa, nel senso che il 90% delle coin non ha i prodotti My Skin o sono esauriti. Sono andata addirittura alla coin più grande di Roma, che è quella a Termini, e quando ho chiesto alla commessa dove erano i prodotti My Skin, se c'erano, lei addirittura ha semiriso e mi ha detto: guarda, ogni volta che noi mettiamo i prodotti My Skin, praticamente se li mettiamo la mattina, all'ora di pranzo sono già tutti terminati. Allora ero un po' triste, in preda alla disperazione, perché mi hanno fatto non si sa quanti chilometri per trovare questi prodotti, perché io abito non proprio a Roma Centro lontano. E alla fine ho deciso di andare ad un'altra coin, quindi ho detto: già che sto qua, vado ad un'altra coin. Sono andata ad un'altra coin e lì invece li ho trovati. C'era addirittura lo stand tutto pieno, quindi ho potuto anche scegliere un pochino i prodotti. E comunque, per chi non lo sapesse, i prodotti della My Skin sono dei prodotti appunto dell'Essence, in particolare per il viso, quindi creme viso, salviettine struccanti, poi c'è un gel struccante e una crema un po' tuttofare di cui vi parlerò. E ci sono delle le creme, ce ne sono tre. Una è per un gel idratante, fluido molto leggero, che è la crema di cui vi parlerò perché è quella che ho acquistato. Poi c'è una crema matificante, quindi per chi ha la pelle grassa, e poi ce n'è una molto idratante che era a base di molti oli, quindi un po' più, diciamo, per il periodo invernale rispetto al periodo estivo. Quindi cominciamo proprio dalla crema, che è il primo prodotto che ho provato, e è economicissimo, cioè 2,49 euro. Diciamo che all'inizio ero un po' scettica per i prodotti della My Skin proprio per il prezzo, che era veramente bassissimo, e diciamo ero un po' scettica perché pensavo che comunque non fossero un granché, perché avevano questi prezzi bassissimi. In realtà, poi, siccome comunque i prodotti dell'Essence, anche della Cosmesi, diciamo, sono alla fine degli ottimi prodotti, anche se costano poco, non tutti, però molti prodotti sono buoni, allora ho pensato, dico, di dargli una chance e di provarli. E appunto ho preso questa crema qui, Moisturizing Cream Gel, che è questa crema qua. Spero che la fotocamera metta a fuoco. E praticamente, cosa dice questa crema? Questa crema dovrebbe essere una crema idratante, quindi un semplice idratante, però in formula gel, quindi un idratante comunque molto leggero. E per questo l'ho provata, perché io amo le creme che non si sentono sul viso, che quando le applichi è come se avessi applicato, non so, l'acqua. E mi piacciono molto le creme appunto leggere e gelose, quindi ho deciso di dargli una chance. E si presenta così, appunto come con una consistenza molto leggera, gelosa, molto molto fluida, e questo prodotto mi è piaciuto moltissimo, proprio perché ha questa consistenza leggerissima, cioè si assorbe subito, è abbastanza idratante, non in modo eccessivo, nel senso, se avete la pelle molto grassa, disidratata, non va bene perché serve probabilmente un surplus di idratazione, però comunque se avete una pelle normale o comunque nel periodo volete usarla soprattutto nel periodo estivo, in cui si tende ad avere un po' la pelle più sul misto grasso, diciamo, anche io che d'inverno la secca, sicuramente è un ottimo prodotto. Ha un odore un po' particolare, però è sicuramente un odore naturale di cetriolo, sul cetriolo, quindi a me non disturba, se la profumazione è naturale non mi dà fastidio. Quindi, poi ha una cosa, l'unica cosa che non mi piace tantissimo è il fatto che ha delle micro pagliuzze all'interno, proprio dei glitterini fini fini, che se voi applicate la crema alla luce naturale, cioè durante il giorno non ve ne rendete conto, dà soltanto un velo di luminosità. Se invece vi guardate sotto una luce artificiale, vi rendete conto che ci sono questi micro glitterini, non è una cosa che io amo molto. Quindi magari se avete soprattutto la pelle molto grassa, magari questi micro glitter vi possono disturbare, eccetera, tenete conto che ci sono. E per quanto riguarda l'INCI, ogni tanto passano macchine, motorini, c'è un casino qua. So che l'INCI vi preme molto, soprattutto mi soffermerò sull'INCI della crema, perché anch'io ero scettica, proprio perché all'inizio pensavo che gli INCI fossero schifosissimi, poi però mi sono un po' informata. In realtà, ovviamente gli INCI non sono verdi, nel senso ci sono diversi pallini rossi, però secondo me se non siete proprio dei talebani, diciamo delle creme bio naturali,
Questa crema ha un buon compromesso, diciamo, tra quelle che sono proprio le creme vegetali, quindi naturali, le creme da supermercato, siliconi che fanno schifo, insomma. Per esempio, questa crema praticamente ha gli ingredienti rossi, al secondo posto ha un ingrediente rosso che si chiama isononil isononanonoate. E praticamente è indicato con un pallino rosso, però non è un prodotto proprio da pallino rosso, nel senso tipo derivato petrolifero. Fondamentalmente è al pallino rosso perché è sintetico di origine, però non è che sia così proprio un pallino rosso tremendo. Quindi io distingo anche un po' tra pallino rosso e pallino rosso, nel senso guardo molto se sono siliconi, se sono derivati del petrolio, quelle sono le cose che mi interessano. In questo caso l'incio è abbastanza decente, ci sono anche i filtri UV che secondo me sono molto importanti, quindi quasi tutti i prodotti della MySkin hanno il filtro UV, e questa è una gran cosa, soprattutto per l'estate. Insomma, diciamo che i primi pallini rossi, quelli proprio tremendi, stanno 3, 6, 9, 12, al 13° posto, comincia qualche pallino rosso un po' più grave, ma comunque sia, non, è il 13° posto, quindi la quantità, diciamo, di prodotto è minima. E vi dico la verità, io per quanto riguarda gli inci sono abbastanza talebana, però se un prodotto su di me funziona molto bene, non mi dà allergie, cioè è un prodotto che secondo me è di qualità, l'inci sì, lo guardo però fino a un certo punto, soprattutto appunto se nel complesso non è così schifoso, insomma. E per questa crema io la penso così, nel senso su di me non ha fatto allergie, e spesso che le creme mi fanno una reazione, cioè mi fanno venire le bollicine sotto pelle, e me lo fanno anche per dire delle creme bio, questa crema non me l'ha fatto, quindi comunque io mi baso sui risultati che ha dato su di me, sicuramente per me è promossa. E poi il secondo prodotto di cui vi parlo è il Soft Cleansing Gel, che è questo qui, che è il famoso gel struccante. E vi dico cosa dice in italiano: dice questo delicato gel per la pulizia rimuove efficacemente il make-up e le impurità senza seccare la pelle. Preziosi principi attivi a lime e cetriolo schiariscono, rinfrescano e rigenerano, rendendo la pelle meravigliosamente umida e rinfrescata. Allora, poi dice: applicare mattina e sera sul viso umido e massaggiare delicatamente con movimenti circolari. Evitare il contatto con gli occhi e la zona della bocca. Questo già un po' mi ha stupito, perché nel senso, se deve essere un gel per struccare, dice evitare il contatto con gli occhi, cioè proprio lo specifica, una cosa un po' strana, nel senso, vabbè, è ovvio che uno non mette insomma il gel dentro gli occhi, penso, no? Però, cioè, mi fa un attimo riflettere, perché devono proprio specificare di evitare il contatto con gli occhi o con la bocca. Mi allarma un po', però vabbè, magari è solo una cosa mia psicologica. Comunque, questo prodotto è un nì per me, perché effettivamente fa il suo dovere, cioè è delicatissimo, questo c'è da dirlo, non brucia gli occhi, anche se io appunto lo passo bene sugli occhi con movimenti circolari, eccetera, non brucia gli occhi assolutamente, rimuove effettivamente il trucco, è delicato comunque sulla pelle, ha un buon profumo di fresco, lascia la pelle rinfrescata, è sicuramente bella pulita, però è un nì perché dopo che lo applico la pelle rimane un po' secca e non mi piace molto l'effetto proprio di pelle un po' tirata. E rimuove il trucco, però non lo rimuove alla perfezione. Nel senso, sicuramente se voi andate a fare semplicemente una passata con questo gel su tutto il viso appunto avete un trucco scuro tipo nero, waterproof, eccetera, non ve lo rimuove alla prima passata assolutamente, anzi vi rimangono tipo gli aloni neri sotto tipo occhio da panda. E allora o lo ripassate una seconda volta, nel senso che prima fate una prima passata su tutto il viso, poi una volta che vi è colato andate di nuovo con un altro prodotto e struccate sotto agli occhi, però è una cosa. Rieccomi qua, era morta la fotocamera, avevo parlato per tipo mezz'ora e ha cancellato tutto, però comunque, ritornando al gel, questo qui quindi è un nì, perché appunto non strucca a perfezione, devo andarci a ripassare 2 o 3 volte, quindi preferisco utilizzare il mio classico metodo di struccaggio, si dice struccaggio, che consiste nell'utilizzare un olio vegetale che appunto ha un ottimo inci, perché l'olio vegetale è completamente naturale, quindi sto tranquilla, anche se lo ripasso 700 volte non mi danneggia la pelle e mi strucca a perfezione la prima passata, quindi diciamo
certo, non è proprio bocciatissimo, però appunto anche l'inci non era proprio il massimo, quindi doverlo ripassare 700 volte non è una cosa molto buona per la nostra pelle. Quindi diciamo sì, non è male, però non lo ricomprerei. E quest'altro prodotto invece lo ricomprerei assolutamente, è il 4-in-1 Cleansing Cream. È una crema multiuso che funge da peeling, quindi da scrub per il viso, ma anche da maschera, e è veramente un prodotto favoloso, probabilmente forse è quello che mi è piaciuto di più tra tutti quelli che ho comprato. E dice: un prodotto multifunzionale per una pelle liscia e luminosa, la formula arricchita con i preziosi principi attivi di melograno e bambù purifica, raffina i pori ed opacizza la pelle con un effetto a lunga durata, oltre ad idratare intensamente il viso. Si può usare appunto per la pulizia quotidiana, applicare una volta al giorno sul viso umido e massaggiare delicatamente, oppure come maschera lasciandolo in posa intorno a 3 minuti. Mi sa che viene a piovere, cioè un tempo un po' strano. E quindi, perché mi piace tanto? Mi piace tantissimo perché come peeling è fantastico, nel senso che veramente si nota la differenza dopo averlo utilizzato, perché la pelle è come rinata, la purifica tantissimo, le restituisce tono, luminosità. Veramente la pelle nota la differenza perché ha di nuovo un colorito luminoso, e soprattutto per chi abita in città e sottoposta a smog è necessario appunto fare uno scrub, un peeling ogni tanto per ridare alla pelle un attimo di colore. E soprattutto lo scrub, fare uno scrub viso come questo è fondamentale perché elimina delle cellule morte, e se non elimina delle cellule morte, qualsiasi crema che andate ad applicare dopo ha dei principi attivi che non riescono a penetrare, quindi è inutile che la mettete. Diciamo, fare un peeling almeno una o due volte a settimana è importante. Inoltre questo peeling appunto non è per niente aggressivo, cioè la pelle è molto morbida, purificata, però non fa irritazioni di nessun tipo, non ha odori particolari, è veramente buono. E una cosa che mi piace tantissimo è poi che il secondo ingrediente, il primo è acqua, il secondo è caolino, e il quarto poi c'è la glicerina e la bentonite. Caolino e bentonite sono entrambe delle argille, quindi sicuramente fanno molto bene alla pelle, e soprattutto per chi l'ha mista grassa, sapete che l'argilla è proprio una mano santa. Io l'ho secca, però nonostante quello non secca assolutamente la pelle, anzi veramente proprio fantastico, promossissimo. Ha proprio quella consistenza un po'... ora ve lo faccio vedere, ha quella consistenza un po' argillosa, nel senso che quando poi si va a asciugare un pochino tira, vedete com'è fatto? Non so se si riescono a vedere i pallini all'interno, che sono quelli che poi fanno l'esfoliazione. E io la utilizzo anche come maschera, nel senso che faccio il peeling e poi la tengo su 2-3 minuti, quindi mi fa sia effetto peeling che effetto maschera, e la pelle dopo è proprio rinata. Quindi lo consiglio sia a chi ha la pelle come me secca, per il periodo estivo in cui comunque c'è bisogno proprio di purificare perché si suda molto, eccetera, sia soprattutto, secondo me, una mano santa per chi l'ha misto grassa. Assolutamente è un prodotto da provare. E per tutto l'anno, proprio per chi ha la pelle secca magari d'inverno basta per esempio una volta a settimana, invece per chi l'ha grassa assolutamente secondo me è da provare. L'ho detto 700 volte, però è veramente buono, quindi è promossissimo. L'inci non è male, è il tipo il primo prodotto rosso, il primo pallino rosso sta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 al nono posto, perché c'è un emulsionante sintetico, poi però ci sono anche estratti di olio di jojoba, cioè insomma intorno al 15° posto cominciano i pallini rossi, e sono comunque limitati nell'inci, quindi anche un inci abbastanza decente. È veramente un ottimo prodotto, ve lo consiglio. E infine l'ultimissimo è il tonico. Io ho questo schifo sulla mano, carino. Il tonico è Refreshing Toner. Sono 200 ml, effettivamente è tanto. Ah, non vi ho detto le quantità. La crema sono 50 ml e questi due gel, questi qui sono... non c'è scritto. Scadenza 12 mesi, 150 ml. Quindi abbastanza, una quantità abbastanza importante. Ah, e questi vengono sempre, mi pare, o 2,99 o 2,49, comunque pochissimo. Veramente. Il tonico mi sembra sempre 2,49 e dice... il tonico rinfrescante ed idratante è la perfetta conclusione della pulizia quotidiana. I principi attivi di lici e uva nera rimuovono efficacemente gli ultimi residui di impurità. Praticamente è un semplice tonico, ha un odore buonissimo, cioè proprio da assuefazione.
veramente buono, non è di quelli appunto artificiali o cose del genere, un odore buono. E, è un buon tonico, cioè sicuramente promosso, nel senso io non è che mi aspetto chissà che cosa da un tonico, quindi non so neanche farvi una recensione particolarmente di dettaglio, però fa il suo dovere di tonico, nel senso che non... che sicuramente se lo applicate dopo aver pulito la pelle eccetera ridona tonicità, è abbastanza appunto ridona anche freschezza, è buono, non lascia la pelle secca, non è particolarmente aggressivo, sicuramente è promosso. L'unica cosa è che l'Inci non è il massimo, perché ci sono dei, già al terzo posto, al quarto posto ci sono dei pallini rossi, quindi diciamo che non so se lo ricomprerei, semplicemente perché appunto un tonico vale l'altro per me, cioè più o meno, non è che, poi non è che un prodotto che utilizzo tantissimo, quindi in generale, però c'è da dire che al secondo e al terzo posto c'è l'estratto di lice e l'estratto di uva, quindi comunque stanno tra i primi posti dell'Inci, è vero, cioè non è che è soltanto scritto, è vero, però appunto è un ni semplicemente perché non utilizzo molto il tonico, però comunque per essere un tonico è un buon tonico, non mi so più spiegare. Quindi i prodotti che assolutamente promuovo sono questi due, la crema e la crema viso e il cleansing cream, questa crema 4 in 1, buonissimi. Gli altri due sono abbastanza buoni, ma appunto non so se li ricomprerei perché non li utilizzo moltissimo. E spero che la recensione vi sia servita e fatemi sapere se avete provato le altre creme, perché sono appunto molto curiosa di sapere come funzionano, soprattutto quelle, appunto le creme viso, quella matificante e quella idratante. E spero veramente che la recensione vi sia servita. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.